Noi abbiamo cercato di dare un taglio a questa mostra, come dire, molto cinematografico, soprattutto con degli squarci di luce, ragionando non solo sotto l'aspetto artistico, ma anche approfondendo quello che è il concetto dell'uomo Caravaggio, le sue vicissitudini, il suo dramma interiore, e raccontando l'ultima parte della sua vita, quindi il periodo siciliano. Addirittura nel periodo siciliano Caravaggio, proprio perché aveva questa ossessione, questa paura della morte, ha cambiato anche il modo di dipingere. Infatti le opere, le tele caravaggesche che sono qui in Sicilia non sembrano quelle che ha fatte, diciamo, nella sua produzione precedente. Quindi, insomma, noi abbiamo cercato di raccontare un po' questo, un po' il suo percorso, ovviamente anche la sua storia e quindi la sua biografia, attraverso una serie di exhibit multimediali. Introspezione psicologica di un personaggio che ovviamente è in risalto per la sua passione e per il suo periodo siciliano. Quanto può valere questo all'interno della mostra presentata? Ma io credo che valga molto, anzi sia fondamentale. Proprio per quello che dicevo prima, oggi sia i visitatori, ma soprattutto i ragazzi, i giovani, voglio dire, hanno fame di conoscenza, e non solo, io, diciamo, lo vedo anche con tanti altri artisti come Salvador Dalí, Frida Kahlo, non solo, diciamo, dell'opera d'arte, ma del personaggio. Quindi capire bene quella che è la parte dell'uomo, della donna, di quello che in effetti loro possono trasmettere attraverso il loro dramma interiore.